Può capitare nella quotidianità di uno storico dell'arte di andare al cinema, magari a vedere un innocentissimo cartone Disney e a un certo punto fare un balzo sulla poltrona perché vediamo un'opera d'arte che non ci aspettavamo proprio di trovare in quel contesto. Ed è quello che è successo a me quando sono andata a vedere Frozen 1. Quindi un bel po' di annetti fa, e in una scena molto famosa ho visto apparire questa opera d'arte, che è molto famosa, però non è esattamente da cartone animato, essendo molto molto piccante. Ciao nerd, benvenuti o bentornati su Nerdarte, il canale dove la storia dell'arte incontra la cultura pop. Io sono Cristiana, sono una prof nerd e ogni giovedì vi racconto le opere d'arte nascoste in fumetti, anime, videogiochi e via dicendo. Quindi se volete rimanere aggiornati con la Nerdarte, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per le notifiche e se i miei video vi piacciono lasciatemi un like e un commento. In questo video andiamo a parlare di Frozen, film Disney campione di incassi, di cui potrei avere tipo tutto il merchandising possibile e immaginabile. E quindi dicevamo, Frozen, c'è una scena molto bella nel primo film dove la principessa Anna vaga per il castello di Arendelle mentre canta la canzone Oggi per la prima volta. E lei con questa canzone esprime tutta la sua gioia e tutte le sue aspettative davanti alla prospettiva di passare la sua primissima serata di gala. Un punto che io adoro della canzone è quando Anna interagisce con le opere d'arte presenti nel castello e sono tutti quadri ispirati a opere veramente esistenti, per esempio questo oppure questo e poi alla fine appare questo, che è un quadro un po' piccante. Ma cosa ci trovi di osé in un quadro del genere? Via! Ci arriviamo. Questo quadro, comunemente noto come L'Altalena, è stato dipinto da Fragonard nel 1767, quindi siamo nella Francia pre-rivoluzionaria di Ancien Régime. Lo stile principale del periodo è il Rococò, un movimento artistico che esplode nella Francia del secondo Settecento, di cui questo quadro di Fragonard è uno degli esempi più iconici. Già osservando il quadro ci possiamo rendere conto di quelle che sono le caratteristiche principali del Rococò, che è una declinazione più elegante del barocco. Per esempio il tema, che è un tema profano, vediamo infatti dei giovani nobili che si stanno divertendo su un'altalena. Vediamo poi l'ambientazione in un giardino, ed è proprio in questo periodo che iniziano a diffondersi a macchia d'olio, non solo nelle corti ma anche nelle ville private, i giardini monumentali in stile italiano. Infine notiamo i colori molto brillanti e l'attenzione al dettaglio. Quest'ultima caratteristica è tipica del Rococò perché proprio come movimento il Rococò nasce nelle arti applicate, quindi nell'arredamento, nella moda, nell'oreficeria e via dicendo, che per forza di cose devono concentrarsi moltissimo sui dettagli. Beh, ma fin qua non c'è nulla di male, ma dove diamine sta l'aspetto piccante in questo quadro? L'aspetto osé sta nel titolo del quadro, noto generalmente come L'Altalena, ma in realtà il vero titolo è I fortunati casi dell'altalena, ovvero le opportunità che quello che sembra un semplice gioco da fare in un giardino può offrire. Nel quadro, infatti, vediamo un ragazzo che sta spingendo una giovane fanciulla sull'altalena e la fanciulla raggiunge un punto molto alto e lancia la sua scarpetta verso una statua. La statua rappresenta Cupido, il dio dell'amore, a cui la ragazza sta quasi regalando la scarpa come se fosse un'offerta votiva. E per cosa? Ma per la buona riuscita del corteggiamento, ovviamente. La ragazza, infatti, si sta facendo spingere con l'altalena sempre più in alto. E in basso notiamo che c'è un altro personaggio, il ragazzo che lei sta cercando di sedurre, offrendogli, andando sempre più in alto con l'altalena, l'opportunità di darle una sbirciata sotto la gonna. E nel Settecento non è che portassero esattamente la biancheria. E quindi quello che sembra un innocente gioco di ragazzi in realtà è un intricato sistema di corteggiamento che la ragazza sta mettendo in atto per sedurre uno o forse entrambi i suoi corteggiatori.
Ora, questo aspetto più piccante ovviamente non lo vediamo in Frozen, dove tra l'altro il quadro è presente in un frame piccolo ma molto bello, dove Anna salta sul divanetto e si solleva andando a sovrapporsi alla dama, e il ragazzo che sta sotto e guarda sotto la gonna è addirittura tagliato in Frozen. Però l'aspetto che mi è piaciuto molto e che mi ha fatto un po' ridere è il fatto che Anna stia cantando che vuole passare una bellissima serata per trovare marito, fondamentalmente, e innamorarsi del suo principe azzurro, e va proprio a sovrapporsi all'immagine di una giovane fanciulla del Settecento che sta cercando proprio di fare lo stesso, ovvero di sedurre un ragazzo e forse trovare marito. Ragonar però non è l'unica citazione alla storia dell'arte che troviamo in Frozen, anzi, fra il primo e il secondo episodio notiamo diverse cose. Per esempio c'è Goya, ci sono quei monoliti interessanti in Frozen 2, di questo però ne parleremo in altri episodi, quindi vi aspetto su Nerdarte, alla prossima!